If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. Stuff it in the USA. Però non mi avvicino, ho paura di cadere. Vabbè, sulla grata non puoi cadere, però se butti giù le persone che continui a spingere, quindi... non sto spingendo nessuno. E non c'è più la macchina. E niente. Non l'avete posteggiata sotto? No. Era qua, parcheggiata qui sotto. Ah, oh, non l'ho chiusa. Niente. Che non finire giù, mi raccomando. Ci dobbiamo raccogliere quella cannuccia, neanche così che... Ha fatto. Ok. Ma posso andare in fondo, però. Ok, l'importante è che è sistemato. Sì. Fai un saltino, Joe, fai un saltino. Un piccolo salto, poi, caro. Aspetta, voglio provare a vedere che cosa succede. Quanti sono? Quel faro, niente. Minchia, veramente. C'è uomo. Ammazza. La luce di Mr. Bean. No. Stai attento perché sennò vogliamo giù, eh? Dove vai? Niente. Ah, non ce la fai a guidare stasera? No! Cioè, in un metro hai distrutto il furgone. Niente. Dai un minuto, per favore, arrivo subito. Thank you.
Vincenzo Belli, e siete stati baciati in fronte dalla fortuna. Alzatevi e andate via. Correte fuori, povero Angelo, via, via. Grazie. 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 Fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Via, 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 via. Faccio un po', mi piace un po' così, cosa vuoi? Uè, signori! Hai bisogno, caro? No! Ma scusami, è bello che io l'ho visto sul marciapiede, per quello che sono arrivato dritto così. Aia, porca miseria, donna, oh, che strusciata, oh. Mamma mia. Tutto bene? Sì, sì, ma la signorina, non è quello, oddio, no, per l'amor del cielo, scusi. Hai bisogno di mia moglie? No, no, per l'amor del cielo, mi sono confuso, mi chiedevo che era Martina. E chi era Martina? Era una bella ragazza, una birichina. Vabbè, dopo questa, arrivederci. Arrivederci. Se no dobbiamo tornare in ospedale in 20 secondi, ecco, guarda. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Allora, più tardi, ciao. Se apri il locale ci vediamo dopo lì. Sì, adesso vediamo perché... Sto cambiando un attimo i meccanici per una questione di numero, quindi adesso vediamo un attimo se riesco a fare più errore. A dopo ragazzi. Ciao. Se sei il meccanico ti vengo a trovare per modificare il mio gioiellino. Sì, adesso vediamo un attimo, sì. Se sei da prealto tranquilla, ci mancherebbe. Cioè... fare un attimo i bancari con loro perché hanno bisogno di soldi, se no gli pago io le fatture. Ci vediamo. Aspetta. Niente. Vediamo. Può abbassare un po' la musica, per favore? La musica. Come mai che un po' spediti mi vedevo? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Avete fatto per caso qualche incidente? Vedevo tutti invece rotti. Ha fatto un incidente poco fa. Allora consiglio magari andare dal meccanico, almeno vediamo. Sì, tra poco. Devo fare un po' di soldi per andare dal meccanico, signor agente. Venga, l'ascolto io, lo pago io il meccanico, vai. Però ci mancherebbe, no, adesso vado subito a ripararla. Il mio dovere preservare la vostra salute, comunque il vostro benessere, di conseguenza non posso vederla circolare in queste condizioni, mi dispiace. Quindi... a 10 minuti ci vado dal meccanico, stavo andando a vendere dei computer. Oh, va bene, vada pure. Oh, a posto? Sì, vada. Ok, grazie. Grazie. Ciao.